neanche niente che sono stesso togliendo, perché non essere. Era una cosa pagata da lui, questo quindi. Non credo. Può essere, può essere. Beh, Tony da credo. Milano, fermi tutti, Tony da Milano, vai, forza, che è successo? Oh, coglioni, senti, ascoltami bene. L'anarco-stalinista. Ecco, allora, oggi è successo un fatto increscioso che dimostra quanto la democrazia occidentale sia una fuffa. Dove cazzo vivi tu? Ma dove cazzo vivi? Adesso a Bruxelles. Che stai a fare a Bruxelles? Che stai a fare a Bruxelles? A fare l'Erasmus, te l'ho già detto. L'Erasmus a Bruxelles. Ma che mantenuto? Esistono le borse di studio, testa di cazzo. Ascolta, oggi mi sono recato con la mia gloriosa. Vai in Corea a fare l'Erasmus. Vai in Corea, vai da Kim Jong-un a fare l'Erasmus, cretino. Vai in Corea. Vai da Kim Jong-un a fare l'Erasmus. No, vai in Corea. Vai in Corea. Vado in Corea. Bravo, chiama la Corea. Perché Però scusami, l'anarco-stalinista, che ripeto per l'ennesima volta. Cos'è che vuoi? Anti-europeo. Vuoi la tua villa col giardino e parioli? Fermo Tony, scusami un attimo. Tu sei un anarco-stalinista, un anarco-stalinista che usufruisce di tutti usufruisce di tutti i servigi del Parlamento europeo, che odi. Ma mi fai parlare, mi fai dire cosa è successo? Cosa è successo? Oggi mi sono recato, visto che non avevo lezione, ho detto andiamo nel ventre del nemico imperialista, vado a visitare il Parlamento europeo. A visitare il Parlamento europeo con la mia felpa alla DDR. A un certo punto, mentre sono lì a vedere, a vedere un po' le varie cazzate, arriva questo tizio che a quanto pare mi ha spiegato poi essere un europarlamentare della CDU, cioè i cristiano-democratici tedeschi. Vabbè, chi se ne frega, diciamo, allora? Allora lui mi ha detto che quella felpa fa schifo, che mi devo vergognare, che ero nel tempio della democrazia. Ha chiamato due guardie, io gli ho detto che lui è come Hitler, allora mi ha preso, c'è stata hai litigato al Parlamento europeo. Benissimo, allora, a calci del sedere ti dovevano cacciare, ma dai, zitto tu, scusami, ma però fa meno tempo al McDonald's, coglione. No, però scusami Tony, chiariamo una cosa. Sai che io almeno una volta al mese omaggi McDonald's. Ti ricordi quando Cossiga andò a mangiare da McDonald's? Anche io ogni tanto vado al McDonald's perché ti piace il McDonald's, maledetto. Ma la differenza è che essere comunista non è fare voto di povertà, sei un cretino. Uno che pensa a queste cose oggi. No, tu sei un cretino. Tu sei veramente. Tu te lo faresti sbattere sconfitto in cura con lo scorreggione di Biden. Sconfitto dalla storia. Sei però, sconfitto dato dalla che sei storia. Ebreo, dovresti molti pure ringraziamenti a me, che sono comunista, che ha tutti i liberali di merda. Però scusami, una cosa, Tony. Però posso... Dimmi grazie, ringraziami. Ringraziami che sei libero. No, no, ma io sono per le palle di tuo padre. Se non fossero i comunisti. Scusami, Tony, però. Tu eri con una felpa di un regime dittatoriale come la Germania Est. La dittatura del proletariato. Ma quale proletariato? Comandavano quattro mandarini. Di Assange, ma renditi conto, coglioni, non hai detto nulla. Quello è grave. Pezzo di tu e quello lì, Brenzo lì, come Parenzo. Fermo là. Sì, ci sentiamo presto, Mr. Tanaka.